come mai questa decisione di aspettare Giampaolo nonostante questo atteggiamento? Beh, perché mi permetti che prima di capire cosa vuol fare almeno me lo dica. Come ci parli insieme? Ma lei si è fatto un'idea, ha provato ad immaginare? Non so, forse non è stato bene, forse non so. E non va mandato un certificato medico? No, niente, assolutamente mi fa. No, se uno sta bene, manda il certificato medico, no? Cioè, se uno sta a casa dal lavoro, di solito. Ma non avanti uno, un altro fornitore in uno non si trova. Ma in tanti anni di calcio le è mai capitata una cosa del genere? Ha mai visto ad altri presidenti capitare una cosa del genere? Sa che si crea un precedente, forse europeo o mondiale? Non ho mai sentito. Ma secondo lei i giocatori come lo prenderebbero un suo ritorno? Questo non lo so, mi pare che tutti siano dispiaciuti per cui lo prenderebbero bene. Salieri ha detto che non avete ancora contattato altri allenatori, è vero? O comunque certo, bisogna pensare a qualche ipotesi, qualche piano adesso B? Adesso per queste due partite non ci pensiamo. Neanche con Latina? Assolutamente no. Viene mercoledì un allenatore per giocare sabato. Ma lei ci crede che Giampaolo può tornare sui suoi passi? Oppure... Io non so cosa dirgli, ragazzi. Io penso che... ha fatto una cosa veramente strana. Non la considera grave, perché in ogni lavoro se uno non si presenta al lavoro viene licenziato. È grave, ma non è così. Non è così. A meno che non si sia giustificato. Non l'ho mandato in missioni, non ho detto niente a nessuno. Ma la delusa? Forse è il motivo che no, perché io non ho mai visto un allenatore bravo come lui ad allenare, a preparare le partite. Non regge le pressioni? Forse. Non ha retto magari neanche i suoi troppi elogi? I suoi? I suoi troppi elogi? Forse. Puoi dire tutto quello che vuoi, io ti dico sempre forse. Che ti devo dire? Va in panchina lei domani? Sì, infatti io vengo domani. Va a Carpi domani sera? È un sogno che si avvera. Sì. Vedete come faccio a fare i cambi svelti? Lo fa 4-3-3 o 4-4-2? Chiedo alla federazione di darmi il permesso di cambiarne 8 e vedrei chi girandola. Presidente, ma sarebbe una sconfitta anche per la società questa che su Giampaolo ha deciso di investire al 100% dandogli le chiavi non solo della prima squadra ma in prospettiva anche del settore giovanile, eccetera, eccetera? Aveva, è un allenatore che aveva delle idee molto chiare, era un sistema. Ma stava sempre avanti anche se gli allenatori girano, cosa vuoi fare? Ma girano perché li manda via il presidente, girano perché non hanno la forza di reggere la responsabilità, girano perché non fanno risultati. Ma se non torna? Salta tutto un progetto? No, assolutamente no. Cioè c'è tra le ipotesi, a calcio sempre noi, ci sarebbe per paradosso tra le ipotesi anche quella di continuare col suo staff aspettando non lo so, non lo so, tutto può essere. Ragazzi vi saluto, posso dirvi altro. Arrivederci.